Maurizio Magni alla Sagge di Vini per parlare di tramonti di vino. Abbiamo il tramonto, c'è. Certo, anche il vino. Esatto. Siamo alla decima edizione di Tramonto di Vino. Una cosa nuova che però rinasce dal vecchio, perché? Perché quest'anno Tramonto di Vino cambia pelle, nel senso che dopo l'anteprima che faremo a Cesenatico il 24 di luglio e lo avremo nella sua classico format in cui faremo assaggiare tutti i vini dell'Emilia Romagna insieme ai prodotti tipici del territorio DOP e IGP, dalla mortadella ai salumi al prosciutto di Parma, al prosciutto di Modena, a tutti i principali prodotti dell'Emilia Romagna, poi andiamo sulla via Emilia, basta costa, basta mare e andiamo direttamente sulla via Emilia. Una strada più belle del mondo, certo, soprattutto più antiche del mondo, 2200 anni di confine in cui si contaminavano le culture e anche quelle gastronomiche, per cui ci sono 50 tipi di pasta, 50 modi di cucinare sulla via Emilia, perché c'è l'incontro fra la cucina longobarda e la cucina mediterranea, quindi è un grandissimo crogiolo di cultura gastronomica. E quindi come facciamo? Facciamo che insieme alla Regione Emilia Romagna, all'Enoteca Regionale, ad APT, facciamo un grande viaggio, vero di avvicinamento a Milano per Expo 2015, con 8 tappe nei capoluoghi di provincia lungo la via Emilia, dove portiamo Tramonto di Vino insieme agli chef stellati dell'Emilia Romagna. Prima tappa Rimini, 18 di agosto. Seconda Forlì, 24 di agosto, e via via fino a Piacenza, 18 di settembre. Un mese pieno di eventi dove i protagonisti sono gli chef stellati che cucinano in una grande cucina viaggiante che è un food truck, insieme al vino del territorio servito dai sommelier di Ice nelle solite formule di Tramonto di Vino. Posti bellissimi, piazze centrali, 40 bici triciclo. Avete presente le biciclette dei gelati, quei carrettini con la bicicletta? Ecco, bene, 40 aziende e consorzi hanno comprato questa bicicletta e ci seguono pedalando lungo la via Emilia per esporre e far degustare i propri prodotti con il calice e la guida Ice di 400 pagine con tutti i vini dell'Emilia Romagna appena uscita di stampa. Italiano in inglese, sì, il calice e la degustazione. Voi potete andare a degustare 8 vini dell'Emilia Romagna per 10 euro. Di fronte abbiamo un bellissimo food truck dove ci sono 3 chef stellati che cucinano dei finger food a base pasta o altro. Ogni finger food costa 5 euro. Quindi è l'elaborazione dei prodotti tipici dell'Emilia Romagna, però elaborata con la mano dello chef stellato. Esatto, col genio dello chef stellato. Giustamente. Ti ringraziamo e ci vediamo alla prima tappa, quindi. Molto volentieri, vi aspettiamo. Ciao.